Salve a tutti, un saluto al Centro della Musica di Trento. Rispondevo a alcune domande che mi sono state fatte in questo modo. Mi è stato chiesto quando è che ho avuto, quando è iniziata, insomma, l'ambizione di avere una linea di prodotti a nome mio, una linea di amplificatori per il mondo della chitarra. Non è facile rispondere perché è una cosa che risale a forse 10-15 anni fa. Non c'è mai stato il tempo per poterlo fare perché c'era da lavorare, ed è rimasto questo sogno nel cassetto che ha preso vita circa 3 anni fa, dove appunto ho iniziato a sviluppare degli amplificatori che portassero come caratteristica i suoni un po' dimenticati, quelli che poi in realtà non sono dimenticati, sono quelli che hanno fatto la storia della musica. Quindi tutti gli amplificatori prevalentemente di marchio Fender che hanno fatto proprio la storia della musica con dei suoni caratteristici che sono andato a ricercare da mettere nella gamma, insomma, dei miei amplificatori. Quindi la risposta a questa domanda è l'ambizione forse è vecchissima, la realizzazione è abbastanza recente. Tuttavia questa, nonostante i 3 anni di sviluppo di questi amplificatori, l'anno scorso sono stato invitato a una fiera, forse la fiera più prestigiosa del mondo perché si svolge a Los Angeles, è il NAMM Show. Sono stato invitato con due prodotti miei, ospite di un'azienda di Chicago che sta valutando se o meno, insomma, riuscire a commercializzare i miei prodotti. Detto questo, passavo direttamente alla domanda successiva che mi viene chiesto: qual è stata la richiesta più strana che io ho avuto nella carriera? Allora, anche qua non saprei da che parte iniziare, perché chi fa un po' il mio mestiere, che è quello dell'assistenza, quello del distributore di servizi, insomma, delle richieste ne arrivano. Io poi ho un'attività di 35-36 anni, in questi 35-36 anni è successo ovviamente di tutto. Volevo ricondurre però queste stranezze a questo mio nuovo lavoro, insomma, che è quella della produzione degli amplificatori. Per cui l'unica cosa che mi viene in mente non è una stranezza, ma è un aneddoto così, di colore, per un musicista che io adoro, che è un mio caro amico, che si chiama Emer, musicista country molto giovane ma molto determinato, molto di stazza importante, che mi ha fatto fare un amplificatore rosa che abbiamo chiamato Cadillac. E questa Cadillac rosa lo sta accompagnando da ormai un paio d'anni in tutte le sue performance, in ogni concerto, in ogni situazione ce l'ha sempre con lui, e quindi non è in realtà una cosa strana, se non questo colore rosa che lui si porta in giro, essendo appunto di stazza importante, sembra una scatolina rosa che lui si porta, ci attacca alla chitarra e con la chitarra riesce a generare emozioni particolari anche nel suo pubblico, insomma. Quindi è un aneddoto, una storiellina fatta così, insomma. Detto questo, passo all'ultima cosa che mi è stata chiesta, che è invitarvi a questa serata del 23, questo venerdì sera, che vedrà un mio carissimo amico musicista bravissimo, Luigi Bellanova, esibirsi sul palco del Centro Musica di Trento. È un musicista straordinario per tanti aspetti, non ultimo sicuramente è la grande capacità di trasmettere emozioni con la propria chitarra. Quindi lo spettacolo è assicurato,
Detto questo, vi saluto, vi aspetto il 23. Patrick, grazie come sempre, grazie al Centro Musica di Trento, grazie per l'ospitalità e ci vediamo venerdì 23. Salve a tutti, ciao!